La Campania seconda per positivi al Covid, Castellabate, Montecorice e polemica per affetti non residenti. A Caselle invece slitta ulteriormente l'apertura delle scuole, sarà il 28 settembre. Possibile la riapertura invece del carcere di Sala Consilino, il governo si impegna per questa direzione. Stanziola benedice quanto fatto da De Luca, Fortunato invece parla di caccia, pesca ed agricoltura. A Casalvelino è tutto pronto per la prima schiusa di Caretta Caretta, ma anche una delle ultime dell'estate. Queste sono alcune delle notizie in onda nel telegiornale di oggi. Tornano a salire i casi positivi di coronavirus in Italia. Sono stati 1.370 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Nella serata precedente erano stati 1.108 e due giorni fa 1.297. I casi totali in Italia hanno superato la soglia dei 280.000. I morti invece sono stati 35.563. 10 in più rispetto alla serata precedente, quando si era registrato un incremento delle vittime pari a 12. Al momento le persone attualmente positive in Italia sono 33.789, di queste 1.760 sono ricoverate con sintomi, 143 si trovano in terapia intensiva. Le regioni con il maggior incremento di casi positivi nelle ultime 24 ore sono la Lombardia, 271, la Campania 249 e la Puglia 143. Il Lazio ne ha contati 129, la Sicilia 84 e la Sardegna 51. Oltre 20.000 i tamponi eseguiti in Lombardia, quasi 12.500 in Emilia, mentre Veneto e Lazio superano i 9.000. Paradossalmente la Campania, seconda per contagi, prima alla serata precedente, ne ha eseguiti poco meno che 8.000. Il bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione Campania fa sapere che di questi 249 casi, 45 sono di rientro, 20 dalla Sardegna, 25 da paesi esteri, mentre 16 contatti stretti di precedenti positivi registrati al ritorno da viaggi. Con quelli eseguiti alla serata di ieri sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall'estero e da altre regioni. Dunque la fase dell'operazione filtro del piano sicurezza e prevenzione messa in atto dalla Campania è terminata. Nel comunicato si scrive che la Campania è l'unica regione d'Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra, ma la stessa cosa viene fatta anche nel Lazio, dove oltre agli aeroporti c'è pure lo scalo portuale di Civitavecchia. Ma il numero di positivi è comunque inferiore a quello campano, oltre 100 in meno, e solo alla serata di ieri. Castellabate e Montecorice uniti dal medesimo destino. E non perché fino a qualche giorno fa i comuni erano COVID-free, né perché ad un certo punto hanno cominciato a registrare positivi sul territorio di competenza, ma perché questi ammalati Covid, seppure in forma lieve, non sono residenti qui, ma altrove. A Castellabate, appena due giorni fa, l'annuncio del sindaco Luisa Maiuri della presenza di un nuovo caso di Covid-19 a Castellabate, un contagio di ritorno da un viaggio di un soggetto non dimorante ma presente da alcuni giorni sul territorio comunale. È asintomatico, affermava il primo cittadino, e già da qualche giorno in isolamento congiuntamente a due persone dello stesso nucleo familiare in attesa di tampone, che dalla ricostruzione dell'ASL sono gli unici contatti del positivo. Vi informo ancora che la situazione dei primi due casi, ossia delle persone non residenti, è in via di risoluzione. Il terzo caso, ovvero quello del nostro concittadino, concludeva Luisa Maiuri, procede nella norma. Dunque tre persone su quattro risultate positive non sono di Castellabate. Analogamente la cosa si è verificata il giorno dopo nel vicino comune di Montecorice. Qui tre i positivi, nessuno dei tre è del posto, né addirittura è proprietario di seconda casa. La situazione ha mandato su tutte le furie il vice sindaco Pasquale Tarallo, che si è chiesto come mai sia possibile che tre persone di ritorno dall'estero, pure da località ad alto rischio,
non siano state dirottate presso i propri domicili di residenza obbligatoriamente, come prevede il protocollo, ma abbiano deciso di trascorrere la propria quarantena, se tale può essere definita, in altro comune, in altra abitazione, neanche propria, ma altrui. Una falla gravissima per il vice sindaco, che indica che tra gli screening in aeroporto e organizzazione territoriale qualcosa non torni. I tre positivi, acquisiti da Montecorice, dicono di non aver avuto contatti con i residenti, ma è chiaro che nel comune, oltre alla rabbia, si è salita pure la paura e la sfiducia. 21 casi a caselle in Pitteri, invece, si estende il contagio da coronavirus anche se si tratterebbe sempre di persone legate alla rete dei contatti dei primi positivi. Il sindaco Giampiero Nuzzo, nel ribadire che la situazione è sotto controllo perché le positività sono circoscritte ad una mappa di contatti ricostruita da subito e chiusa da tempo, invita sempre alla prudenza e al rispetto delle regole. Una prudenza che il primo cittadino ha voluto rafforzare rinviando anche oltre la data di riapertura delle scuole stabilita dalla Regione Campania al 24 di settembre. A Caselle in Pitteri, infatti, le scuole riapriranno lunedì 28, così da essere ancora più pronti con l'organizzazione scolastica e con maggiore sicurezza. Fissato il termine pure dell'anno scolastico 2020-2021, i battenti chiuderanno il 12 di giugno, mentre per la scuola dell'infanzia il 30 dello stesso mese. Buone notizie per il carcere di Sala Consilina. Il Senato ha approvato l'ordine del giorno che vincolava il governo alla riapertura del carcere di Sala Consilina dopo la richiesta esplicita dei senatori pentastellati Felicia Gaudiano e Francesco Castiello. Insieme alla collega, ha scritto Castiello, ho presentato un ordine del giorno per chiedere al governo di revocare il provvedimento di sospensione della casa circondariale di Sala Consilina e di valutarne la riattivazione. Nell'ambito della discussione sul decreto legge semplificazioni, l'Aula ha approvato l'ordine del giorno e il Governo ha preso una posizione netta sul carcere di Sala Consilina, impegnandosi per la riapertura. La strada per il raggiungimento dell'obiettivo è tutt'altro che semplice, ma il Movimento 5 Stelle è determinato ad andare avanti in questa lunga e tormentata battaglia e sono certo di arrivare al traguardo. La richiesta prevede l'impegno governativo a favorire la riapertura della casa circondariale, a ritirare il provvedimento di sospensione dell'attività carceraria, soprattutto considerata la necessità di questa in un territorio molto esposto al rischio di criminalità organizzata e secondo l'ultima relazione del Dipartimento di Investigazione Antimafia. Le spese per la riattivazione del plesso carcerario sarebbero a carico del comune di Sala Consilina, come anche una possibile e più adeguata nuova costruzione di un carcere, ma secondo quanto espresso dai senatori Gaudiano e Castiello, un luogo di detenzione nel Vallo di Diano è necessario ed imprescindibile e va assolutamente garantito. Partire dalla sicurezza prima di ogni cosa e il dirigente scolastico appena insediatosi nell'Istituto Superiore Cenni Marconi, Nicola Iavarone, ha immediatamente fatto richiesta per far rimuovere un enorme albero che stava per precipitare al suolo. Un alloro di 20 metri, ormai alla fine del suo ciclo biologico, poteva crollare al suolo da un momento all'altro e vista la posizione tra il cortile interno della scuola e la strada adiacente agli spazi dell'istituto, rappresentava un rischio elevato per la pubblica incolumità. Per tali ragioni il dirigente si è rivolto al corpo dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno, ribadendo quanto la situazione fosse pericolosa sia per il traffico veicolare che pedonale. La richiesta è seguita ad una precedente già inoltrata dal comandante dei vigili urbani di Vallo della Lucania, Antonio Musto, che non aveva avuto seguito. Molto complesse le operazioni di rimozione della pianta, che ha interessato pure il distaccamento dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania, coordinati dal caposquadra Nunzio D'Amato. L'operazione ha impegnato le squadre fino a sera, poiché l'albero sovrastava una cabina elettrica dell'Enel e le sue propaggini sfioravano pure un cavo della media tensione. Siamo intervenuti su richiesta del preside che ha fatto la comunicazione al comando provinciale,
che praticamente c'era una pianta qui che praticamente era pericolosa. E da un'attenta valutazione siamo resi conto che era un pericolo per gli alunni, per la scuola, per la privata e pubblica comunità, perché era sulla strada, e quindi l'abbiamo dovuta abbattere. Così abbiamo tolto il pericolo per la privata e pubblica comunità. È soddisfatto Carmelo Stanziola, sindaco di Centola Palinuro, nonché vicepresidente della provincia di Salerno, di quella sinergia creatasi tra comuni, l'ente provinciale e la regione. 5 anni trascorsi nel costruire e nel pianificare una serie di interventi mirati sul territorio, benedetti dalla governance regionale in capo a Vincenzo De Luca, governatore ricandidato alla prossima tornata elettorale del 20 e del 21. Avanti per questa strada che è risultata giusta e produttiva per Stanziola. Io ritengo che la cosa più importante per chi ricopre ruoli istituzionali è creare forme di sinergia, e dobbiamo riconoscere che in questi 5 anni, come sindaci, come territorio, come provincia, c'è stato quel gioco di squadra con i territori, e quindi è giusto continuare su questa scia. Quindi un riconoscimento al governatore che è riuscito ancora una volta a far capire che non si ragiona a sé stante, ma si ragiona in un contesto più ampio. Quindi noi come sindaci siamo qui pronti a recepire e a perseguire e a seguire quelle che sono le iniziative progettuali per il nostro territorio. 15 liste, 140 candidati, la polverizzazione del voto è scontata, ma sono i programmi e le idee a fare la differenza. Fra questi, nel mucchio, il candidato in grado di rappresentare il Cilento, per Stanziola, c'è. Sicuramente il fatto che ci siano più liste c'è una polverizzazione, però noi ci affidiamo comunque a chi ha rappresentato, a chi rappresenta, a chi ha idee progettuali concrete di sviluppo di questo territorio, e sono convinto che alla fine coloro i quali hanno le idee proprie, le idee che possono valorizzare questo territorio, andranno avanti. La tutela dell'ambiente, ma anche la salvaguardia dell'attività della caccia, della pesca e dell'agricoltura. Sono queste le tematiche affrontate ieri presso la foce del fiume Bussento dal sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, che alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale affiancherà Giorgia Meloni, leader del partito di centrodestra Fratelli d'Italia. Ad accompagnare Fortunato presso la foce del fiume Bussento però c'era anche Assassino, il cane appartenente alla famiglia dei Segugi Maremmani di proprietà di Demetrio Lione di Santa Marina, campione italiano di caccia al cinghiale, la cui massiccia presenza nelle zone interne del Cilento ha creato non pochi problemi a molti cittadini. Sindaco Fortunato, siamo qui oggi a Policastro, alla foce del fiume Bussento, per affrontare alcuni argomenti, alcuni cavalli di battaglia di questa campagna elettorale che porterà i cittadini alle urne il 20 e il 21 settembre per il rinnovo del Consiglio regionale. Ecco, parliamo di ambiente, di caccia, di pesca. Cosa prevede il programma di Fratelli d'Italia? Il programma di Fratelli d'Italia prevede ovviamente la tutela dell'ambiente, perché l'ambiente, soprattutto per la zona sud di Salerno, ci troviamo nel Parco Nazionale del Cilento Valdidiano Alburne, il parco più grande d'Italia o d'Europa come estensione, sia marino che aree interne, e rappresenta, io credo, un aspetto importante, fondamentale per lo sviluppo e l'economia di questo territorio. Quindi l'ambiente va tutelato, va conservato, va potenziato, ma va rispettato. Chiaramente questo significa che l'ambiente può essere tutelato se c'è l'uomo che lo tuteli. E il fatto che l'uomo non ci sia significa può essere preda ad inquinamento, a discariche abusive, al disastro, a frane. Cioè, io credo che bisogna trovare il giusto equilibrio tra la natura, l'ambiente e l'uomo. Noi abbiamo il problema che c'è lo spopolamento, abbiamo il problema dell'occupazione, noi dobbiamo tramite l'ambiente creare le condizioni di economia e di sviluppo affinché queste zone non si spopolino, non ci sia diciamo, la fine demografica di questo territorio, lo stiamo vivendo con grande difficoltà. Quindi l'azione forte nel programma di Fratelli d'Italia, a me personalmente, è quello di tutelare l'ambiente, rispettare l'ambiente, ma far sì che
tramite l'ambiente possiamo creare un momento occupazionale, così come con l'agricoltura, la caccia e la pesca, affinché gli uomini, chi nasce qui, può restare qui e tutelare questo meraviglioso territorio che la natura ci ha donato, cioè tutto la zona, il Cilento, il Valliano e il Laburno, cioè la zona sud della provincia di Salerno. La strada statale 18 verrà riaperta entro un mese. È questa la decisione adottata ieri dai rappresentanti dei diversi enti interessati presenti al tavolo tecnico tenutosi in prefettura. Il tratto di strada in questione, che collega la cittadina di Sapri alla vicina Maratea e dunque alla Basilicata, è stato chiuso infatti lo scorso 17 agosto in seguito ad un vasto incendio che avvolse l'intero Monte Ceraso, provocando la caduta di massi sulla carreggiata. Un pericolo per l'incolumità fisica dei diversi automobilisti che ogni giorno percorrono l'importante arteria. Il tavolo di ieri arriva da un percorso avviato nelle settimane scorse. Noi come amministrazione all'indomani dell'incendio ci siamo recati presso il Genio Civile con un appuntamento d'urgenza con il direttore generale Giulivo, il quale stesso il giorno seguente inviò i tecnici del Genio Civile per effettuare un primo sovralluogo, nel quale veniva riconosciuta la sommorgenza per avviare le procedure. Era un sopralluogo sommario, quindi la settimana seguente, il mercoledì, arrivarono su Sapri i nuovi tecnici del Genio Civile, congiuntamente al Comune di Sapri e all'ANAS, soggetto proprietario della strada, si era fatto il secondo e definitivo sopralluogo di verifica dei danni. Il tavolo di ieri era necessario per assicurare una condivisione totale tra sotto la vigilanza della Prefettura di Salerno, Comune di Sapri, Genio Civile, il settore protezione civile, Vigili del Fuoco, il Comando Provinciale dei Carabinieri, l'ANAS ed era presente anche il Sindaco di Maratea per avviare il percorso, in quanto mancava al verbale di sopralluogo con la sommorgenza concessa lo stanziamento delle risorse necessarie, uno stanziamento ingente, quel terreno, 30.000 metri quadri di costone incendiato ad alto rischio di crollo e di proprietà privata. Come comune avevamo già effettuato un'ordinanza nei confronti dei soggetti proprietari, abbiamo sollevato le varie problematiche sia evidenziate in questi giorni da parte dei tanti pendolari, le difficoltà che abbiamo nella gestione dell'acquedotto nella Fonte Ruotolo, così come le necessità che si verificano per la fruizione del locale ospedale e non da ultimo del traffico studenti che ci sarà a breve. Il tavolo ha condiviso le preoccupazioni sollevate, la Regione Campania ha confermato di stanziare per il principio di sussidiarietà nei confronti del Comune lo stanziamento per operare in danno e quindi già da questa mattina gli uffici stanno lavorando per effettuare le procedure di individuazione veloce della ditta, quindi inizieranno tutte le attività per portare poi ad una risoluzione di una messa in sicurezza allo stato ex ante del costone che era stato incendiato. Noi sul tavolo di ieri abbiamo anche chiesto un interessamento della Regione, interessamento della Prefettura e di ANAS per avviare una progettualità per arrivare ad una risoluzione definitiva della problematica, ovvero per cercare di ridurre il più possibile mettendo in sicurezza il transito dei fruitori della strada e di quanti utilizzano la statale 18. Il nostro obiettivo principale è quello di salvaguardare le vite umane, le vite dei passanti, di attivare tutte le procedure per evitare che ci siano delle problematiche di questo tipo e quindi non possiamo, visto il parere negativo degli enti preposti ad una riapertura anche in sicurezza su un tratto soltanto, dobbiamo effettuare esclusivamente i lavori in attesa poi di una riapertura definitiva. Nuova edizione del Memory Day Operazione Avalanche. Nel pomeriggio di oggi, 9 settembre, la città di Capaccio Pestum e il comitato Memory Day 8 settembre 1943 organizzano come di consueto la commemorazione dello sbarco alleato lungo le coste del Golfo di Salerno nel corso della Seconda Guerra Mondiale. L'evento si terrà presso la villa comunale Sant'Anna a Torre di Mare a partire dalle ore 17.30 e si svolgerà compatibilmente con le disposizioni relative alla situazione di emergenza sanitaria in atto e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19.
Avrà inizio con la cerimonia di alzabandiera, seguiranno il discorso del sindaco di Capaccio Pessum, Franco Alfieri, il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto, gli onori ai caduti di terra e di mare e il concerto della fanfara Bersaglieri Brigata Garibaldi. L'operazione Avalanche, dichiara il sindaco Alfieri, fu un'operazione di importanza fondamentale nel corso di liberazione del territorio italiano dal nazifascismo, di fatto il preludio alla cosiddetta svolta di Salerno nel 1944. Per questo è necessario tenerne viva la memoria, tanto più in momenti come quello attuale in cui troppo spesso qualcuno sembra dimenticarsi dei danni della dittatura fascista. È molto importante ricordare i fatti storici che, come lo sbarco di Salerno, hanno cambiato la nostra storia, spiega il capogruppo Stefania Nobili, che ha curato la realizzazione del Memory Day. L'emergenza sanitaria ci ha impedito di realizzare il grande evento che stavamo immaginando da mesi e che ci auguriamo di poter realizzare il prossimo anno e in maniera strutturata per gli anni a venire. Ma quest'anno bisognava comunque mettere su un'iniziativa, perché commemorare fatti di tale portata è necessario soprattutto per le giovani generazioni, affinché conoscano la storia attraverso le vicende che hanno riguardato da vicino il territorio in cui vivono. A partire dalle ore 10 di stamani è stata accessibile al pubblico una mostra fotografica e audiovisiva relativa allo sbarco. Sarà inoltre presente un punto informativo dell'esercito allestito dal Reggimento Cavalleggeri Guide con materiali, mezzi e personale della Brigata Garibaldi. È iniziato il conto alla rovescia per accogliere le ultime tartarughine dell'estate. A Casalvelino Marina, sulla spiaggia Bandiera Blu di Dominella, gli esperti della stazione zoologica Anton Dorn, insieme alle associazioni specializzate e ai volontari, da un paio di giorni presidiano notte e giorno il nido di Caretta Caretta, che ospita un numero ancora indefinito di uova. Tracciato un vero e proprio percorso per le piccole tartarughe, che tra il 10 e il 14 dovrebbero fare capolino dalla sabbia. Una paratia allestita per l'occasione cerca di fare da barriera alle luci del porto, che potrebbero disorientare i piccoli e rallentare la presa del largo. Soltanto 48 ore prima, un altro nido preparato sul litorale di Mezzatorre a San Mauro Cilento ha restituito al mare altri 21 esemplari, in attesa di schiusa le ultime 100 uova. Quest'anno è stato un vero e proprio record di nidificazioni di Caretta Caretta. Su 30 nidi trovati in Campania, 26 di questi solo nel Cilento. Avete cominciato a presidiare questa spiaggia, prossima sarà la nascita di queste tartarughine, di cui non sappiamo il numero perché le uova non sono state contate. Lei ci spiega perché? Perché questo nido non è stato mosso, cioè non sono state contate le uova, perché si trovava in una posizione ottimale. Quindi l'unica cosa che voi dovrete fare d'ora in avanti è soltanto assicurarsi, insomma, che nessuno disturbi questa nascita e che soprattutto l'inquinamento, questo luminoso, non disorienti le tartarughine prossime appunto a vedere il mare. Sì, sicuramente questa è una posizione particolare, ovvero vicino ad un porto in un paese del Cilento che è diverso dagli altri nidi che sono stati ritrovati su spiagge più naturali. Da una parte è molto interessante perché significa che si condivide l'habitat tra uomo e tartarughe marine. È molto interessante perché le persone del posto possono notare e vedere qualcosa di molto interessante, che è una nidificazione di un animale protetto. È anche utile per noi perché, essendo volontari operatori che lavorano per 7-10 giorni, è utile stare in una situazione cittadina dove è più facile avere accesso ad acqua, a facilities, a un bar, a un bagno, quindi i nostri volontari possono stare un po' più comodi. Ecco, volontari che presidiano giorno e notte a turni perché insomma tutto avvenga secondo le regole e secondo, insomma, senza arrecare disturbo né danno alle tartarughine. Infatti su questa spiaggia è stato allestito un campo proprio
proprio di giovani volontari che si alternano in turni di guardia, insomma, diurni e notturni. Sì, su questo veramente un grande grazie. Noi avremmo avuto qualcosa come 100 volontari quest'anno, senza dei quali sarebbe stato impossibile lavorare. E sono volontari di varie associazioni, ma anche non. Abbiamo per esempio l'EMPA, che lavora nel network dall'inizio e che fornisce un grande supporto con i propri volontari. C'è Natura Art, un'altra associazione di Eboli. Ci sta un'altra associazione che lavora a nord di Napoli, Ardea. Dopodiché, grazie ad una pagina Facebook che è Tartarughe Marine in Campania, abbiamo accesso al grande pubblico e spesso chiediamo il supporto soprattutto per questo evento di quest'estate, ovvero questi 30 nidi circa, che hanno bisogno di 6 volontari più o meno per nido, il che significa circa 200 volontari che devono supportare le attività notturne per vedere se nascono le tartarughe. Se nascono, ci sono una serie di procedure da seguire, tra cui anche spiegare al pubblico che viene in grandi numeri di non accalcarsi, di non fare foto, di non usare flash e di stare anche in silenzio per godere di questo evento naturale. Ecco, lei parlava di una trentina di nidi in Campania, 26 di questi sono poi stati deposti, sono stati costruiti dalle tartarughe caretta caretta nel Cilento. Questo indica chiaramente che si sta andando verso poi l'obiettivo, quello di non far estinguere questa tartaruga e quindi di favorire la proliferazione su litorali che probabilmente prima non venivano scelti dalla tartaruga stessa. Un'altra grande informazione che proviene da questo lavoro che è stato fatto sempre dal network regionale a giugno e luglio, durante i quali mesi i volontari hanno percorso le spiagge di mattina per verificare se ci fossero tracce. Quindi questa informazione che proviene da questo lavoro ci dice che effettivamente sul Cilento ci sono un bel numero di tartarughe adulte femmine che nidificano, e questo è probabilmente il risultato di 30-40 anni di conservazione della tartaruga marina fatta non solamente qui ma anche nella zona del Mediterraneo orientale, in Grecia, in Turchia, in zone dove le nidificazioni sono molto più consistenti in termini di numeri, che hanno portato ad avere più animali probabilmente in acqua. È un fenomeno nuovo per cui non abbiamo la spiegazione precisa di cosa sta succedendo, ma sicuramente è un grande risultato per il Cilento. Voi avete fatto, avete curato tutto il monitoraggio prima che poi venisse installato quest'ultimo presidio per la nascita delle tartarughe, quindi un progetto che va nella direzione della salvaguardia ambientale ma anche dell'ecosistema marino. Sì, vabbè, come nella nostra indole c'è quello di dare sempre una mano a questi fenomeni, sia quello della sensibilizzazione ambientale e anche poi delle belle cose che accadono qua nel Cilento, che sono sempre positivizzanti rispetto all'ambiente e come viene trattato. Non ho fatto nient'altro che cercare di salvare il salvabile, anche perché questa spiaggia è una spiaggia nuova che prima non c'era, quindi vedere un fenomeno del genere qua in questa spiaggia ricostituita adiacente al porto è molto positivo, e ho cercato di dare, in base alle mie conoscenze, una mano. Ecco, questo nido è stato deposto su l'unica spiaggia bandiera blu, diciamo, nel comune di Casalvelino, che è la spiaggia Dominella. Possiamo dire che anche lei, insieme ai volontari dell'associazione, insomma, avete lavorato in questo senso, perché continuate, l'avete fatto in passato, ma continuate a farlo, a tenere pulite le spiagge, ma anche l'acqua, quindi insieme anche al Legambiente. Quindi è un lavoro continuo, costante, che non avviene soltanto in estate sicuramente, ma anche in inverno, perché siete molto partecipi alla pulizia dei fondali, ma anche dei litorali. Sì, sì, al di là di questo fantastico fenomeno della deposizione delle uova di tartaruga marina, cerchiamo con i nostri mezzi, che sono sempre limitati al volontariato, di praticare una buona educazione ambientale e anche di divulgarla nell'ambito del nostro circondario. Però ci siamo anche avvicinati ad altri comuni che hanno la stessa nostra sensibilità e cerchiamo di fare rete. Questa rete che manca e che assolutamente si deve intraprendere prima o poi per poter migliorare. Migliorare l'ambiente migliora tutto, migliora noi, migliora il turismo, e ci fa crescere anche a livello di pubblico.
l'anno scorso sono venuta a fare un progetto di volontariato con Erasmus+, con il Parco Marino di Ponta Campanella, e mi sono trovata a fare anche un po' di lavoro con le tartarughe l'anno scorso. Come quest'anno abbiamo trovato tanti nidi e come servireva una mano di qualcuno che già conosceva una parte del lavoro svolto qua, il Parco Marino di Ponta Campanella mi ha chiesto una collaborazione con questa parte dei nidi e perciò sono venuta anche quest'anno. Sono di Ischia, del Regno di Nettuno, che è l'area marina protetta che comprende le isole di Ischia e Procida. No, effettivamente è la prima volta che assisto a una schiusa di un nido. Mi è capitato di vedere la deposizione, di vedere i nidi, insomma, che sono lì ad aspettare il momento giusto per la nascita, ma il momento della schiusa non l'ho mai visto, quindi spero nei prossimi giorni proprio di vederlo. E siamo qui in collaborazione con altre associazioni, con la stazione zoologica, con altri volontari per, insomma, assistere a questo bel evento, poi perché la tartaruga è una specie protetta e quindi ci interessa un po' a tutti quanti, visto che il mare non ha confini e comunque siamo tutti in comunicazione tra aree marine, eccetera. Voi fate postazione in quelle tende che sono laggiù, quindi state qui in pianta stabile per tutto il tempo che occorrerà alle tartarughe di venire alla luce, insomma. Sì, esatto, siamo per una settimana almeno qui con la tenda, notte e giorno, facciamo i turni, siamo un po' di volontari, quindi ci possiamo distribuire con vari turni dalla mattina per tutta la notte, H24, insomma.